E a proposito di musica, c'è stato quando abbiamo fatto la puntata, ricordate, in occasione dell'ultima serata del Festival di Sanremo, dalle ore 20 fino alle 2 di notte, abbiamo avuto tra gli ospiti Francesca Lotta, praticamente che ha cantato nel 92 insieme tra le nuove proposte, vincendo insieme ad Alejandro Baldi, e poi presentandosi successivamente anche con l'anno successivo, nel 1993, con Un anno di noi. E l'altra volta ricordo che Francesca ha raccontato diversi aneddoti appunto su quello che è stato un po' il rapporto artistico con Leandro Baldi durante il suo inizio artistico. E non poteva mancare appunto in questa puntata, io proprio l'ho pregata di intervenire perché ricordiamo stiamo parlando appunto di teatro per non vedenti e tra l'altro ricordiamo il punto dello spettacolo, Un salto nel buio che Tiziana Sensi ha portato in scena con il suo laboratorio teatrale al Teatro Colosseo nel mese di dicembre. Buonasera Francesca e benvenuta a Radio Roma. Ciao, ciao a Ciao tutti. Francesca, ci tenevo moltissimo a questa tua presenza proprio perché l'altra volta hai raccontato la tua esperienza appunto con Alejandro. Sì, come no, Guarda, no, noi bellissimo. stiamo parlando innanzitutto qui a fianco io ho Tiziana Sensi che è l'artefice insieme poi a Jerry Longo che è il presidente appunto e non vedente, presidente del Tearca Onlus, di un'associazione appunto si chiama Tearca Onlus, che è l'associazione che ha prodotto appunto lo spettacolo evento Un salto nel buio, che era realizzato proprio da questo laboratorio per non vedenti, che ricordo però che in qualche modo aggrega anche no, diciamo Un laboratorio ipovedenti o qualcuno integrato. anche un laboratorio integrato appunto anche con vedenti. Esatto. Innanzitutto Io vi saluto intanto, mi Ciao sta Francesca. molto. Ciao, ciao Tiziana, ciao e complimenti per questa iniziativa. Grazie. Senti Francesca, l'altra volta tu ci hai raccontato la tua esperienza con Alejandro. Sì. L'altra volta parlavamo di Sanremo, insomma, è stato più marginale. Questa sera è proprio il tema della puntata, è proprio questo, il fatto della sensibilizzazione verso questo fenomeno, tra l'altro l'integrazione appunto delle persone dei disabili sensoriali, visivi, mi stanno ancora correggendo perché io io li chiamo disabili sensoriali perché un po' accomuna un po' tutte le disabilità e in questo caso siamo più nello specifico e perciò parliamo proprio di questo. Quella sera è stato un grande successo. Tra l'altro, ecco, una cosa importante, Tiziana, dicendo da pazza, diceva prima lei, ha fatto vivere proprio per circa 5 minuti. Quanto è stato quello spazio? Sì, un 6 minuti. 6 minuti, Sei minuti, sì. Tutti i rumori della nostra vita quotidiana in 6 minuti di buio, per poter far in qualche modo vivere appunto la condizione di Sì, handicap infatti, una ai... cosa, te l'ho detto, una sensazione che ho provato anch'io perché ho Bravissima, questo voluto. volevo sentirti dire. Sì. Sì, perché conoscendo, insomma, Leandro, quindi vivendo un po' la sua esperienza, a parte mi sono resa conto appunto che i sensi, gli altri sensi, no, delle persone o ipovedenti o non vedenti del tutto, sicuramente si acuiscono e riescono a percepire delle cose che a noi sfuggono, gli odori, i profumi, i sapori, a volte che noi purtroppo presi da tante cose che ci distraggono, perdiamo, no? Tante volte. Vi racconto un aneddoto, c'erano due gemelle, due sorelle che erano nel campo appunto dell'arte, erano comunque due ballerine, dove, che non riuscivo mai a distinguere perché erano veramente gemelle, veramente uguali. Beh, Alejandro le riconosceva perché dal profumo riusciva a capire chi era l'una e chi era l'altra. È veramente impressionante, a volte è incredibile come, ripeto, a volte forse la cecità maggiore è quella che abbiamo noi, che ci portiamo dentro, non riusciamo più a vedere, a sentire le cose, no? Come dovremmo in Lo realtà diciamo sempre, noi vivere vediamo ma non guardiamo, le. Sì, è vero, no? è Cioè, vero. noi vediamo È vero, tutto ma non purtroppo siamo guardiamo molto molto niente. distratti e la vita. Esatto. Spesso siamo talmente presi da tante altre cose che poi perdiamo di vista la vita stessa, no? Esatto. Quindi credo sia un grande insegnamento quello di aver avuto comunque una bella esperienza con una persona che ti riporta un po' ad assaporare un po' le cose vere, comunque andare oltre, no? Oltre le cose che ci abituiamo a vedere abitualmente, ma non percepiamo più veramente in fondo. Ecco, per me è stata una grande esperienza, Leandro, soprattutto umana, grande artista, straordinario artista, grandissimo autore, ma umanamente per me è stato veramente un approccio con un mondo che ammetto che non,
non conoscevo e ammetto la mia ignoranza, ma è stato veramente molto molto affascinante scoprire tante cose. Il coraggio, la voglia di andare oltre tutte le difficoltà, no? Francesca, è cambiato qualcosa nel tuo approcciarti alla vita in generale dopo quell'esperienza? Sì, sicuramente, appunto. Beh, io sono sempre comunque stata una persona molto profonda già di natura, però È è per anche questo che vero se, è per questo che ti ho chiesto di essere ospite qui oggi, dopo che... Ti non essere stato invitato l'altra ringrazio. volta. Ti ringrazio, però è chiaro che certe esperienze ti maturano ancora di più, no? E comunque se ognuno di noi riflettesse sulle cose che la vita ci regala, no? Tutte le esperienze, probabilmente riusciremo a trarne degli insegnamenti e a migliorarci. Quello che cerco di fare ogni volta, perché questa vita è meravigliosa, quindi va vissuta intensamente, nel senso comunque va cercare di vivere ogni istante, ogni attimo. Anche questo ho imparato, diciamo, con lui e poi con tutte le vicissitudini della vita, poi stesse che ti toglie magari, ma anche ti dà a volte, forse proprio con le esperienze negative spesso impariamo tante cose più importanti. Beh, Oh, no, comunque sono una persona profonda, ma mi piace anche divertirmi, perché se no dice giusto, ammazzo giusto. che... Francesca, amo la c'era vita Jerry che ti voleva chiedere sicuramente. una cosa. Sì. Comunque, guarda, ti dico una cosa: si sente dall'emozione delle tue parole, l'esperienza intensa che hai vissuto. Ti do del tu, scusami, Francesca. In quel periodo, credimi, avevi l'ammirazione di tutta una categoria di persone che non vedenti, perché l'esperienza che vivevate lì sul palco dell'Ariston era bellissimo, in qualche modo con semplicità e con grande tenerezza, credimi, voi raccontavate una storia e infatti molti avevano ipotizzato che c'era comunque del tenero tra di voi, perché eravate proprio una fiaba, veramente, a vedervi, a seguirvi Io e... vi sento proprio male, ma mi dispiace veramente tantissimo. Riesco a cogliere poche frasi, mi dispiace di cuore. Mi è sembrato di cogliere qualcosa Sì, aspetta, Jerry, adesso riguardo. ti ripete un Sì, attimo. Ripeto in sì. sintesi, è semplicemente questo, che in quel periodo vedervi sul palco era veramente eravate un amore, era bellissimo assistere a questo sodalizio artistico tra voi due, perché eravate molto molto teneri, quindi mi ricordo che molti non vedenti in quel periodo commentavano questa vostra Sì, performance con grande entusiasmo, quindi di questo ti volevo ringraziare no, personalmente. ma che scherzi, ma non c'è da ringraziare, perché sicuramente per me, ripeto, è stato veramente per me un grande arricchimento, per cui devo ringraziare io il fatto di aver avuto questa opportunità, di avere questa grande esperienza, quindi è stato veramente molto molto bello. Tra l'altro abbiamo dovuto, credimi, lottare con tutta una serie di Ci credo. mentalità opposte, no? Cioè, nel senso, non si credeva che, per esempio, potesse essere possibile una storia d'amore tra una persona che avesse un handicap e un'altra invece che non ce l'avesse, no? Questo è in fase di presentazione proprio della canzone, mi sembra, Francesca. Sì, no, Ci fu proprio. infatti con la stessa casa discografica abbiamo avuto dei grandi problemi, perché il nostro produttore ci credeva tanto, ma loro no. Il Quindi abbiamo avuto pregiudizio. veramente le gravissime difficoltà per convincerli che l'amore poi non c'entra niente con il nostro corpo, ma per fortuna i sentimenti risiedono nel nostro cuore, quello per fortuna ce l'abbiamo tutti. Poi scusami Francesca, mi confermi da che mondo è mondo si dice che l'amore è cieco? Quindi perché forse dimmi di... Adesso anche un po' per alleggerire i toni, ma Sì, come davvero, no? quindi Sì, assolutamente. no, ma guarda, sai quante coppie dopo la canzone Non amarmi sono nate anche tra, appunto, tra persone che magari chiedono un handicap e l'altro no, capito? È come se si fosse in qualche modo superato una barriera. Sì, A volte anche vero. una canzonetta, no? Potrebbe sembrare una canzonetta stupida, ma in realtà quella canzone aveva veramente un grande messaggio dietro. Ed arrivava, credimi, arrivava, Forse, arrivava. sono contenta, perché veramente ancora a distanza di tanti tanti anni, perché ormai sono 15 anni, e ieri mi ha chiamato Riccardo Viseu, che è uno straordinario musicista jazz, molto bravo, il cui figlio ha 9 anni, e mi ha detto: Francesca, ti voglio far sapere mio figlio che ti vuole salutare perché è innamorato della tua canzone. Ho detto: ma come, ma sei neanche nato? Bellissimo. Eppure, guarda, penso a una canzone che ancora nel tempo rimane, Sì. credo che sia una soddisfazione più grande, perché poi evidentemente al di là delle mode, le canzoni adesso nascono e dopo un mese o due non si ricordano più. Forse è una delle ultime canzoni che è rimasta un po' nel cuore della gente, e non è un caso che sia diventato un successo mondiale. Vero.